Aspettando notizie sul fronte societario, il Teramo piazza tre colpi per il reparto avanzato della prossima stagione, perché la società biancorossa ha praticamente preso i primi rinforzi per Giovanni Zichella. Il primo acquisto è quello di Gianmarco Piccioni, 26 anni la scorsa stagione al Sant'Arcangelo, che ha battagliato per la salvezza col Teramo prima di essere condannato nel playout col Vicenza. 31 presenze, 10 reti, la volontà per il diavolo di avere un attaccante in grado di essere concreto sotto porta. Per Piccioni anche esperienze, 2 in Abruzzo con Virtus Lanciano e l'Aquila. Questo con la maglia biancorossa sarebbe il terzo tentativo nella storia regione. Il secondo squillo riguarda Vito Leonetti, attaccante che a Vasto ha fatto vedere grandissime cose, 19 volte a segno con la maglia aragonese, una punta molto mobile ma letale quando ne ha la possibilità. Il Teramo ne sa qualcosa, perché nella stagione 2016-2017 fu una sua rete a fine dicembre a fissare il risultato sull'1-1 nel match interno del Teramo di Zauli contro il Lumezzane. Dunque anche quella capacità di essere protagonista nella terza serie che al diavolo sarebbe tremendamente utile. Infine, ma non è una novità, Luca Di Renzo della Prosesto, anche per l'attaccante torinese un campionato super nel girone A di Serie D con 20 gol realizzati in 34 partite. La vera novità dunque è che il Teramo, dopo anni di acquisti sbagliati in Serie C, scende di categoria per abbattere i costi ma soprattutto per scommettere sulla voglia di emergere di questi tre attaccanti. Perché è proprio la prima linea quella che ha fatto maggiore fatica nel torneo appena concluso, una sterilità che stava per costare carissimo alla formazione biancorossa, una raffica di caselle rimaste vuote tra Gondò, Panico e tutti coloro che hanno contribuito poco o nulla a quei miseri 35 punti che rappresentano l'eredità da cui ripartire per cercare di fare meglio. Per quanto riguarda le trattative societarie, invece, le prossime ore dovrebbero dipanare quella foschia che si addensa intorno ad una ridda di voci spesso non confermate, ma che ad oggi restano ancora un'ancora di salvataggio per il futuro del diavolo.